Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa volta vi farò vedere come realizzare le lanterne con le fate in modo veramente semplice ed economico. Si tratta infatti di un riciclo creativo che ci permette di ottenere un'atmosfera magica in pochissime mosse ed utilizzando materiali che sicuramente a casa non mancano. Ed avremo quindi bisogno di due barattoli di vetro, colla vinilica, un pennello, brillantini bianchi e argento, e poi anche rosa, lilla e paillette bianche, dei merletti abbinati, qualche semplice decorazione floreale, sabbia colorata, colla a caldo, candele scaldavivande, delle sagome di fatine che in precedenza stampiamo su un foglio di carta normalissimo, forbici e qualche stellina stickers. Prima di tutto ritagliamo nel modo più preciso possibile le due fate ed incolliamo le vasetti di vetro, spennellando della colla vinilica direttamente sul vetro e sistemandole in modo che aderiscano perfettamente alla superficie. Per questo barattolo ho pensato anche a delle stelline che possiamo attaccare direttamente se, come queste, sono degli stickers, oppure si possono stampare su carta, come succede per le fatine. Ora diamo una passata di colla vinilica anche sulle fatine stesse e lasciamo che il tutto si asciughi. La colla è diventata trasparente? Perfetto, le superfici sono asciutte e pronte per essere spennellate con un mix che andremo subito a creare. In un piccolo recipiente versiamo della colla vinilica, brillantini e paillette. Mescoliamo bene e poi iniziamo a passare questo composto con il pennello su tutta la superficie di uno dei due barattoli. Mettiamone tanto e soprattutto nella parte in cui c'è la fatina. Con lo stesso procedimento facciamo ancora mix, ad eccezione solo del colore dei glitter, che in questo caso quelli rosa sono viola, giusto per dare un tocco diverso. Spennelliamo bene ed abbondantemente anche questo barattolo ed aspettiamo che entrambi si asciughino. Ci vorrà almeno mezza giornata, ma l'attesa vale sicuramente il risultato, che è questo. Adesso mancano solo gli ultimi dettagli estetici, i merletti che incolleremo sempre con la colla vinilica e le decorazioni floreali che applicheremo con la colla a caldo. Versiamo un po' di sabbia colorata che stabilizzerà le candele e valorizzerà anche il disegno stesso. Sistemiamo le candele all'interno dei vasetti e voilà! Non dobbiamo fare altro che accendere le nostre lanterne fatate e vedere cosa succede. La luce della fiamma fa spiccare le fatine che sembrano proprio nelle nostre creazioni, regalandoci un'atmosfera incantata e degna del mondo delle favole. Io le adoro, e voi? Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piacciono. Vi mando tanti bacioni e ci rivediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!